Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Annunciata per il prossimo 14 luglio l'uscita nel cinema dei I Cruz 2, una nuova era, prevista ma poi annullata lo scorso Natale. Doppiano i Cruz nell'edizione originale del film d'animazione Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds e Kathryn Kinner. Le voci italiane della prima famiglia preistorica sono di Francesco Pannofino, Laura Boccanera, Alice Pagani e Leo Gassman. I nuovi arrivati, i Superior, hanno le voci di Alessandro Gassman, Virginia Raffaele e Benedetta Porcaroli. Reunion per festeggiare i 15 anni dall'uscita nei cinema del Diavolo Veste Prada. In videoconferenza il cast della commedia di successo ha condiviso ricordi e curiosità della pellicola. Tra loro Meryl Streep, doppiata nell'edizione italiana del film da Maria Pia Di Meo, e Anne Hathaway, doppiata da Connie Bismuto. Tra le altre voci italiane, quelle di Francesca Manicone, Gabriele Lavia e Francesco Venditti, che doppiano Emily Blunt, Stanley Tucci e Adrian Greene. È arrivata su Disney Plus la seconda stagione di Love, Victor. Il protagonista della serie Star è il giovane Victor Salazar, interpretato da Michael Cimino, doppiato da Riccardo Suarez. Skater Girl è il film Netflix tratto da una storia vera di emancipazione femminile in India. La voce italiana della protagonista, l'adolescente Prerna, è di Sara Labini. La stazione Guglielmo Marconi di Coltano a Pisa, dalla quale il 19 novembre 1911 il premio Nobel inviò un messaggio a onde lunghe verso il Canada, rivive nel 110 Hertz Festival. Dibattiti sulla radio, concerti e spettacoli teatrali con, tra gli altri, Ascanio Celestini, Bobo Rondelli e Davide Riondino animeranno la kermesse dal 25 giugno al 10 luglio. È tutto da Angelo Costanzo, buon ascolto su Voci.fm Radio. Voci.fm Radio.